Bene, salve a tutti ragazzi, qui Axo24 e benvenuti a questa tredicesima parte della mia guida Pokémon Oro e Heart Gold. Avete visto sul mio canale recentemente la dodicesima parte, perché dico undicesima non lo so. Tuttavia non gioco da più di un mese a Pokémon Oro e Heart Gold. Mi era passata la voglia, tuttavia, come ve l'avevo detto ragazzi, io faccio video con passione e se per un po' di tempo non ho voglia di giocare a un gioco, fidatevi che il video viene male, perché si vede che non ho voglia di giocare a quel gioco. La voglia mi è tornata, continuerò ad alternare anche Heart Gold alle altre serie, non farò più una e le altre le trascuro, insomma, cercherò di alternare il tutto. Passiamo agli aggiornamenti, ho fatto evolvere Zubat in Golbat con una caramella rara che se vi ricordate avevamo trovato alle rovine d'Alfa e in più ho catturato Scyther come vi ho detto nella scorsa parte, alla gara Pigliamosche l'ho portato fino a livello 21 e gli ho insegnato la MT di retromarcia e la MN di taglio perché possiede l'abilità tecnico che potenzierà le mosse che non arrivano alla potenza di 60 con quelle di 60 comprese. Ora, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a sfidare Chiara, la capopalestra della città di Fiordoropoli, che utilizzerà Pokémon di tipo normale. Io ho deciso di partire con Quilava per il semplice fatto che ho sbagliato strada. No, perché, come avrete visto, gli avevo insegnato la mossa Fuoco Bomba e tutto ciò ci tornerà utilissimo. Allora, ce la faccio a non sbagliare strada? Ah, giusto, devo andare di qui, scusatemi. Fail. Allora, io gli allenatori li ho già sfidati, così evitiamo di perdere tempo. Andiamo in qui e sfidiamo Chiara. Quindi, il suo primo Pokémon sarà Clefairy, dopodiché avrà un Miltank. Miltank sarà un osso duro da battere, ma adesso andiamo a vedere. Vi assicuro che si sbocca contro questa. Si sbocca nel senso che le parolacce vanno, ragazzi, perché questa capopalestra fa veramente incazzare. Partiamo subito con Fuoco Bomba, ovviamente noi siamo più veloci, e spero di mandare KO in un colpo Clefairy con un buon attacco stab di Quilava. 5 livelli di differenza ed è one hit knockout netto. Attenzione, io salgo a livello 23, che non è male, è un buon livello. E lei manda Miltank. Per ora continuo a lottare, vediamo cosa riesco a fare anche solo con Quilava. Dovrei riuscire a buttargli giù più di mezza vita con una fuoco bomba. Forse ho sopravvalutato Chiara. Anzi, ho sottovalutato la potenza di una mossa come fuoco bomba. E no, ok, Miltank usa Pestone, però sono più veloce io, quindi questa lotta è andata già a cagare, ragazzi. Sono così forte? Oddio, no, facciamola durare di più, non voglio vincere così. Facciamo un po' vedere, visto che è una guida. Mandiamo Sheeter, Scyther, perché dico Sheeter, sono un abbo. Mandiamo Scyther, vi facciamo un po' vedere le potenzialità di questa capopalestra. Miltank si continuerà a rigenerare la vita utilizzando l'attacco Buon Latte. In più avrà altre mosse fastidiose che spero ci faccia vedere ora. Scyther è di tipo coleottero volante, quindi un bel attacco d'ala con il boost dello stab. Dovrebbe. No, ma dai! No, oddio, ho già vinto. Va bene, purtroppo non c'è stato gusto in questa battaglia, è stata fin troppo semplice. Ho utilizzato solo due Pokémon e non mi hanno fatto neanche un PS. Eh sì, piangi, però piango pure io perché effettivamente. Non ti dovevo battere così. Dov'è la soddisfazione nel battere Chiara dopo anni e decenni di lotte? Vi dirò una curiosità, ragazzi. Io, quando ero piccolino, oddio, per modo di dire, giocavo al vecchio Pokémon Oro, quello per il Game Boy Color, e ricordo che per battere Chiara dovevo allenarmi Quilava fino a livello 36 per insegnargli Focal Colpo. No, che cazzo sto dicendo? Focal Colpo si insegna solo in Heart Gold, evidentemente ho fatto confusione. Vabbè, insomma. Giusto, lo feci nel 2009, appena uscito Heart Gold 2009-2010, adesso non ricordo bene, allenai Quilava fino a farlo evolvere in Typlosion, che è appunto il terzo stadio di Quilava, per insegnargli attacco Focal Colpo, che è di tipo lotta, e per battere facilmente la capopalestra Chiara. In Pokémon Oro, sinceramente, sono passati tantissimi, tantissimi, tanti anni, non ricordo benissimo quali fossero state le mie mosse. Forse lo portavo sì fino al livello alto anche qui lava e poi compravo le MT dei pugni elementali, visto che nei giochi di oro argento per il Game Boy Color, anche in cristallo, a questo centro commerciale, ovvero il centro commerciale di Fiordoropoli, erano acquistabili le MT dei pugni elementali, ovvero gelo pugno, tuono pugno e fuoco pugno.
Va bene, siamo a 5 minuti, mi spiace se questa parte è durata poco, ma l'obiettivo di questa parte l'abbiamo raggiunto, era battere Chiara Capopalestra. È stato fin troppo facile, diamo un'occhiata alla nostra squadra, abbiamo anche Sparvi che più avanti dovremo anche consegnare, magari visto che non è un nostro Pokémon, ma va consegnato a un uomo sul percorso che non mi ricordo. Scyther, Quagsire, Golbat e Quilava. Direi che siamo messi piuttosto bene, siamo a quota 3 medaglie e nient'altro ragazzi, nella prossima parte proseguiamo, prendiamo l'annaffiatoio e proseguiamo sul percorso a nord di Fiordoropoli. Daxo24 è tutto, ciao a tutti.